Cari amici e amiche, buongiorno. Iniziamo questo momento da una Pisa particolarmente piovosa. Questa notte c'è stato un grande temporale, ancora oggi promette una giornata veramente di pioggia. Vi saluto ora che vi mettete piano piano all'ascolto. Durante un tempo particolare per la nostra vita, della nostra famiglia carmelitana, in questa provincia del centro Italia ci stiamo preparando al capitolo provinciale che inizieremo a celebrare a partire dal 29 di giugno nel nostro convento di Monte Compatri. Un bellissimo convento, casa di ritiri e esercizi spirituali che si trova proprio vicino Roma, sui Colli Albani, con una vista quasi aerea sulla città. Oggi la parola di Dio contiene parecchi spunti, soprattutto vi rimando, perché non ne tratteremo, alla prima lettura, che è la narrazione di un episodio bellissimo appartenente al ciclo di Elia, la battaglia di Elia con i profeti di Baal. È un testo meraviglioso sulla potenza della preghiera e sulle due diverse metodologie: da una parte la preghiera di Elia verso Yahweh, dall'altra ai profeti di Baal, verso il loro Dio. E quella differenza di metodologia ci dice qualcosa del tipo di preghiera, quale sia la preghiera esaudita, la più efficace, quale sia la più semplice, la più amata dal vero Dio, e insomma una piccola scuola di preghiera che prepara i testi di Santa Teresa sull'orazione. Bene, cari amici, allora invece noi andiamo direttamente al Vangelo, che è una perla preziosissima anche oggi, per ascoltare cosa ci vuole dire la parola Gesù, la Chiesa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore. Bene, amici cari, allora la parola di Gesù fa perno oggi su una piccola parolina, apparentemente messa lì come commento della legge, che è la parola pienezza, o meglio la parola dare compimento. Quella parolina in greco è plerun, si parla anche di pleroma, pienezza della salvezza, compimento della salvezza. Significa che Gesù sta parlando del pieno compimento di qualche cosa che era già prima, annunciato nella storia. Quella che lui chiama la legge non è una somma di precetti e di comandamenti. Per legge gli ebrei intendono il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, e a seguire poi i profeti. Anche questa si potrebbe definire legge. Ad ogni modo si distinguono in legge e profeti. Tutta la parola di Dio che precede l'arrivo di Gesù è orientata verso un compimento, cioè a realizzare qualche cosa che dà il senso della pienezza. Infatti la stessa parola che utilizza Gesù, sono venuto a dare pieno compimento, può essere tradotta come riempire. Questo riempire è una parola che torna più volte nei Vangeli. Riempire non solo è riempire leggiare durante le nozze di Cana, ma soprattutto gli evangelisti sinottici parlano della parola riempire
A proposito della pesca miracolosa, gli apostoli avevano pescato inutilmente, ma sulla parola di Gesù, nonostante l'evidenza, la frustrazione della pesca andata a male, tornano in mare ed è una fatica sbrigliare le reti, riassettarle, prepararsi nuovamente e uscire soprattutto in un'ora insolita per lanciare nuovamente le reti. E questa volta le reti si riempirono. Si passa dalle reti vuote alle reti piene. Si passa da una vita vuota di significato ad una vita piena. E una cosa certamente inaspettata, un esito che è completamente diverso dalle premesse o dalle attese deluse, appunto, di una pesca deludente. Questa parola pieno dà un senso ulteriore alla parola compimento, perché vedete, compimento non è una profezia che si realizza semplicemente, per la quale qualcuno quel giorno potrà dire «ve l'avevo detto io». Il compimento è una strada che arriva alla perfezione anche attraverso, soprattutto attraverso, una discontinuità. La pienezza, ovvero questa perfezione di cui parla Gesù, è di altra qualità rispetto alla strada fatta per arrivarci. La perfezione è annunciata dalla legge, è in qualche modo contenuta sotto un velo, perché ne risulta in parte incomprensibile, ma la perfezione non sarà il naturale compimento di quella legge, come fosse un'estensione, una addizione. Lo vedremo verso la fine con un semplice esempio. La perfezione di cui parla Gesù, il compimento pieno, sembra proprio alludere, tutti i commentatori fanno riferimento a questo, e nella Bibbia di Gerusalemme in nota troverete questo dettaglio, quella perfezione sembra alludere proprio alla Pasqua. Infatti Gesù dice, tutta la parola di Dio prima di me parlava di me, parlava del compimento pasquale. E quella è la perfezione della legge, la perfezione dei profeti. Quindi è annunciata in forma velata in ogni pagina della legge, in ogni dettaglio, nel libro più piccolo. Gesù stesso farà riferimento, per esempio, al piccolo libretto di Giona, pochissimi capitoli, per parlare della sua Pasqua come il segno di Giona, la realizzazione. Ma poi questa pienezza, ciò che era nel segno, si realizzerà in un modo totalmente nuovo, imprevedibile, come lo può essere la croce e la risurrezione. C'è Dio che offre la sua vita per noi, ci ama fino alla fine, fino al paradosso di un Dio che muore. Talmente nuova questa cosa che per crederci non basta la pura ragione, l'esercizio, l'allenamento della ragione, l'allenamento filosofico. Non è una cosa umana. Il compimento è di altra qualità rispetto alla strada per arrivarci. In un versetto che è immediatamente successivo a questo Vangelo, ma che la liturgia oggi omette, Gesù dice: «Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella di scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli». Vediamo bene che questo superamento, come Gesù sottolinea, è nel senso della novità. È presente, quello che verrà è presente negli ingredienti di base, se volete, ma è imprevedibile nell'esito finale, che prevede la trasformazione totale e irriconoscibile, la trasfigurazione in qualche modo, degli ingredienti iniziali. Ecco che vi faccio appunto un esempio per capire meglio. Prendete un martello, anzi mettete insieme queste cose, questi ingredienti se volete. Prendete un martello, poi uno scalpello, prendete anche un levigatore, dei guanti, evidentemente, da lavoro. Prendete un blocco di marmo, poi prendete un artista, qualcuno che sappia manovrare questi oggetti, sul marmo. Ancora dategli tempo, dategli fiducia, accordategli la fatica, lo sforzo, l'estro creativo. Ecco, bene,
Dopo aver fatto tutto questo, aver messo insieme queste cose, avete messo insieme gli elementi fondamentali perché qualcuno crei qualcosa da quel pezzo di marmo. Bene, il risultato, se quell'uomo è Gian Lorenzo Bernini, il risultato è la trasverberazione di Santa Teresa. Comprendete bene come l'opera finale è annunciata ed è presente in qualche modo, sotto un velo, in ogni dettaglio iniziale. Anche il piccolo scalpello contiene l'opera finale del Bernini. Tanto che quello scalpello, se lo avessimo ancora tra le mani, lo metteremmo in una teca, lo conserveremmo come una reliquia, perché è lo scalpello che ha, dal quale origina il lavoro, una parte perlomeno del lavoro, che dal marmo tira fuori, estrae l'opera della trasverberazione. Quindi ogni dettaglio e anche lo strumento più piccolo è orientato al finale, ma l'opera compiuta è una cosa assolutamente nuova, che non si poteva vedere in nessuno degli ingredienti iniziali e nemmeno in tutti gli elementi considerati tutti insieme, con uno sguardo, con un'occhiata. Esce fuori una cosa totalmente nuova, mai vista sulla Terra, un capolavoro di bellezza. Ecco, questa è l'idea di compimento. Quindi compimento non è, ancora una volta, intende Gesù, l'addizione di varie cose. Non è la sommatoria della fedeltà ai comandamenti, come nell'episodio del giovane ricco. Cosa devo fare di più della legge? Non devi fare nulla di più di ciò che la legge ti prescrive. È un'altra cosa, ti devi abbandonare ed essere mio discepolo, lasciare tutto. Ma nella mentalità dell'addizione delle cose, per arrivare alla perfezione, ci si perde la novità, il compimento, il riempimento, che non è opera della nostra volontà, ma è Dio che riempie di senso la nostra vita. Dunque, morale di quell'esempio, l'esempio ci perdonerà, mi perdonerà il Bernini se l'ho colto proprio per strumentalmente per spiegare questa parola. La morale è che la fedeltà alle piccole cose, che poi vuol dire ad ogni iota della legge, ad ogni piccolo segno della scrittura, la fedeltà a tutto ciò, la ripetizione e ancora l'amore per i dettagli. E ancora dire tutto è prezioso, anche in questa giornata. Tutto oggi è al suo posto. E ancora ritenere che nulla è inutile, nulla è sbagliato. Anche la sofferenza ha un posto in questa giornata. Anche gli errori, volontari e involontari, avranno un loro spazio e un loro significato. Ritenere dunque con fedeltà che tutte queste piccole cose non sono casuali, ma corrispondono ad un piano, a un progetto di pienezza da parte di Dio, di riempimento di senso della mia vita e della mia vocazione. Questa fedeltà permette al Signore di condurti alla novità di vita, al compimento, per far della tua vita un capolavoro. Era Giovanni Paolo II e tanti di voi giovani portano ancora incisa questa bella parola sul braccialetto in silicone che portate al polso costantemente. La tua vita sarà un capolavoro orientata alla pienezza, secondo la novità di Dio, attraverso la fedeltà ad ogni piccola cosa, che al di là della metafora biblica, corrisponde ai piccoli gesti di amore, come qualcuno di voi aveva già intuito leggendo la parola di oggi, i piccoli gesti di amore che è bene non dimenticare, non obliare, ma trovarcisi dentro e farne consapevolezza, farne scienza, scienza di vita concreta. Però qua ci vuole una testimonianza, mi rendo conto. E tanti di voi potrebbero raccontare la bellezza dell'opera completa nel piccolo segno quotidiano, di cui forse avete memoria, un piccolo gesto che
apparentemente insignificante, al quale avete dato un rilievo eccezionale, circondandolo con l'evidenziatore della preghiera. Ma per fare questo, io credo, dobbiamo rivolgerci a un testimone esemplare, e estremamente concreto, esemplare perché concretissimo, amante della realtà. E questa è la nostra cara Santa Teresa di Gesù Bambino. Vogliamo vedere la pienezza nei dettagli? Vi racconto questa piccola storia. Anzi, lascio la parola, come in una delle famose letture dei nostri testi, a Teresa di Gesù Bambino, che in Storia di un'anima narra di un episodio che alcuni di voi già conosceranno, che si trova durante, diciamo, il manoscritto B al numero 254, se qualcuno di voi vuole ritrovare, anzi scusate, mi sono sbagliato, al numero 324, siamo nel manoscritto C, il famoso manoscritto sulla carità. Ecco che Teresa si racconta e ci fa vedere la pienezza nelle piccolissime cose. Ricordo un atto di carità che il buon Dio mi ispirò di fare quando ero ancora novizia. Era poca cosa, tuttavia il Padre nostro che vede nel segreto, che guarda più all'intenzione che alla grandezza dell'azione, ma ne ha già ricompensata senza aspettare l'altra vita. Era nel periodo in cui Suor San Pietro andava ancora in coro e in refettorio. All'orazione della sera stava davanti a me. 10 minuti prima delle 6 bisognava che una sorella si scomodasse per condurla in refettorio, perché allora le infermiere avevano troppe malate per venire a prenderla. Mi costava molto propormi per rendere questo piccolo servizio, perché sapevo che non era facile accontentare la povera Suor San Pietro, la quale soffriva tanto che non amava cambiare accompagnatrice. Tuttavia non volevo perdere un'occasione così bella di esercitare la carità, ricordandomi che Gesù aveva detto: «Quello che farete al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me». Quindi mi offrì molto umilmente di accompagnarla. Ce ne volle perché riuscissi a farle accettare i miei servizi. Finalmente mi misi all'opera e avevo tanta buona volontà che me la cavai perfettamente. Ogni sera, quando vedevo Suor San Pietro scuotere la clessidra, sapevo che quello voleva dire andiamo. È incredibile come mi costava scomodarmi, soprattutto all'inizio. Tuttavia lo facevo immediatamente e poi iniziava tutta una cerimonia. Bisognava spostare e portare il banchetto in un certo modo, soprattutto senza fretta, poi aveva luogo la passeggiata. Si trattava di seguire la povera inferma sostenendola per la cintura. Io lo facevo con tutta la dolcezza che mi era possibile, ma se per disgrazia faceva un passo falso, subito le sembrava che la tenessi male e che stesse per cadere. Ah, mio Dio, va troppo svelta, mi romperò qualcosa. Se cercavo di andare ancora più lentamente, mi diceva: ma insomma, mi segua, non sento più la sua mano, mi ha lasciata andare, cado. Ah, l'avevo detto che era troppo giovane per accompagnarmi. Finalmente arrivavamo senza incidenti in refettorio. Là sopraggiungevano altre difficoltà. Si trattava di far sedere Suor San Pietro e di usare molta abilità per non ferirla. Quindi bisognava tirarle sulle maniche, sempre in un certo modo, poi ero libera di andarmene. Con le sue povere mani storpiate, sistemava il pane nella ciotola come poteva. Me ne accorsi subito. E ogni sera la lasciavo solo dopo averle reso anche questo servizietto. E poiché non me l'aveva chiesto, fu molto commossa della mia premura, e fu con questo mezzo che non avevo cercato espressamente che mi guadagnai del tutto la sua benevolenza e soprattutto
L'ho saputo più tardi perché, dopo averle tagliato il pane, prima di andarmene, le facevo il mio più bel sorriso. Insomma, carissimi, non passerà neppure uno iota della legge, nemmeno la cosa più piccola, perché tutto diventi pieno, perché tutto arrivi a compimento attraverso il sacrificio di Gesù, perché Dio vede e si china sul più piccolo atto di carità. Nulla andrà sprecato. Affidiamo allora la nostra giornata alla tenerezza della Vergine Maria per ricevere attraverso la sua intercessione la benedizione di Dio Onnipotente sulla nostra giornata, che oggi sarà indiscutibilmente piena di occasioni di carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica, protegga e accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E questa benedizione, carissimi, non ve la do solo io, ma tutta la comunità di Pisa, tutte le comunità maschili e femminili, conventi e monasteri della nostra provincia, quando stiamo per giungere al termine un po' quasi del mese di giugno, del cammino del nostro anno, e affinché vi sentiate raggiunti tutti, voi e le vostre famiglie, le persone sofferenti, le persone lontane, le persone in crisi, le più sole in particolare, e voi vi sentiate animati ad ogni carità in questa giornata. Un abbraccio a tutti voi, che siete una grande comunità e vivete con gioia questa giornata. Vi benediciamo. Ciao!